Ciao a tutti ragazzuoli, sono Pietro Goretank e questo è un nuovissimo video che faccio questa volta in Minecraft con il mio compare Magic, che sta aneggiando da un po'. Oggi faremo una challenge che abbiamo imparato al Games Week, che consiste nel costruire qualcosa, in questo caso una casa, e anche quella volta è stata una casa, esatto, in 10 minuti. Il problema è che saremo in survival, adesso non sono in survival, devo... dovremo procurarci tutto ciò che ci serve per poter fare questa challenge. Iniziamo! Il cibo è lì perché non c'entra un bel niente con la challenge, quindi esatto, abbiamo detto mettiamocelo. Come il tempo atmosferico, faremo in modo che con le cheat sarà sempre giorno e non pioverà. A meno che non siamo troppo in tensione, allora esatto, sarà notte e pioverà. Sì. Iniziamo. 3, 2, 1, che la sfida abbia inizio. E prendiamo il legno, yeah. Dirigiamoci verso il legno. C'è da dire una cosa, ragazzi. Abbiamo già provato due volte a fare questo video e due volte non siamo riusciti. Non nel senso che siamo... Cioè, la prima volta la mia casa era praticamente inesistente. La seconda volta avevamo tutti in una casa, ma la sua videocamera ha deciso di non registrare tutto il video. Sì, tipo, ha registrato 9 minuti su 16 perché c'era chiaramente anche l'introduzione. E quindi, niente, è stato uno spreco di tempo. Facciamo subito gli strumenti. Molto bene. Iniziamo subito questa... Minchia, è già passato un minuto. Sì, qua il tempo vola. Come abbiamo già detto anche negli altri due video, la sfida al Games Week l'ho persa malamente contro un bambino. Perché è scarso. Perché faccio cagare ai piselli. E c'è da dire però che la Resource Pack faceva cagare e si giocava su Xbox, cosa che per me è totalmente inusuale. Infatti la metà del tempo l'ho impiegata per capire che... Ma ste pecore possono farsi i cazzi loro? Non essere così irruento, questo video deve essere family friendly, porca puttana. Ma allora tu si mettere in mezzo dove sta scavando. Ma non si io prendo muore. Anche questa simpatica cosa qua, poi vi spiegherò il perché. In teoria noi dovremmo fare anche gli interni, ma dubito che riusciamo. Poveri illusi. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5 e poi 2, 3, 4, 5. No, ho sbagliato. Jacopo, cheater, provetto. È il momento di andare in miniera. A parte che sono in peaceful, quindi anche se diventa notte non ci sono in miniera. Sì, però si vede male, poi non è bello. Oh, tanto io non lo sto registrando. Oh, è vero. Comunque sarete voi a votare alla fine di questa... Ha iniziato a piovere. Sarete voi a votare alla fine di questa sfida. E perciò decreterete il vincitore di questa fantastica challenge. Ora torno su e faccio una cosa intelligentissima. Blocchi. Ma sbaglio o Alkins Week sembrava... Sembrava molto più tempo. Esatto! Secondo me ci hanno trollato malamente. Non era 10 minuti, erano molto di più. Il bambino aveva fatto in tempo a costruire un tempio, mi sembra normale. Poi era aiutato dall'altro, loro erano solo... Dediti a insultarmi. Mancano solo 3 minuti. Solo 3 minuti, aiuto. Senza usare mezzi termini. Sto facendo cagare. Ok. Ok. Perfetto. Che parte era? Ho sbagliato. Shit. Stiamo costruendo, stiamo andando a 1000. Ma ho sbagliato. Ho fatto la casa troppo grande, raga. Devo farla. 1, 2, 3, 4, 5. Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Parla per te. Io sono a ottimo punto. Ho sbagliato a mettere i blocchi, mancano 20 secondi. Aiuto. Dai, togli. Pochissimo manca. Prendimelo. Ok, vai, ce la posso fare, forza. Ma piove, ma paura. 1, 2, il tempo è scaduto? Ho fatto, credo di sì. Ho fatto, oh my god, appena in tempo, il tempo è scaduto, ma ce l'ho fatta. Ok, fa schifo. Anche la mia fa schifo, purtroppo. Ma no, mancava un pezzo. Questa
è la nostra bellissima casetta. Comunque gli Agri-Mix non erano 10 minuti. Sì, no, gli Agri-Mix erano tantissimi. Questo è ciò che è uscito. Ora vi farò vedere anche il mondo di Jacopo e poi sarà a voi decretare chi ha vinto e cosa dovremo costruire la prossima volta. Allora ragazzuoli, ecco la casa di mezzo. C'è una pecora di mezzo, la vediamo girando. Volevo fare qualcosa con gli slab, ma il tempo è quello che... Dio. Questi sono gli interni, un po' scarichi, un po' minimal. Un po' minimal. Praticamente o dormi per terra o dormi per terra. In ogni modo, toccherà a voi votare chi ha vinto. Io, come diceva lui, sembra che abbia i capelli la sua casetta. È così caruccia. Esatto. Mi raccomando, siate oggettivi, votate in base a quello che vedete, non in base a chi siamo. O... Votate me e basta. Balordo. Solo per questa affermazione dovreste votare me. Ah beh, certo. In ogni modo, vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Diteci chi ha vinto e fatemi sapere se vi piace questa forma. Ah, e cosa fare nella prossima. E cosa fare nella prossima. Non cose impossibili. Questo nei commenti, ragazzi. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao. Ciao.